per a tutti gli elementi della vita quotidiana, della vita di tutti i giorni, nella sua banalità. Banalità che però non è mai tale nelle opere degli artisti, dove il linguaggio, appunto per la sua vivacità, la sua luce, il suo colore, guardate queste bellissime cravatte molto poco conosciute di Enrico Bai, dove il ritmo, la decorazione della cravatta stessa diventa come un'opera astratta fra ironia e senso lirico, dicevo proprio in queste opere diventano espressione di qualche cosa di più e qualche cosa di diverso. Dunque, un momento da studiare, da approfondire, da conoscere. Noi milanesi siamo abilissimi a non difendere gli artisti che lavorano a Milano o che gravitano su Milano. Pensate che cosa è stato fatto a Torino per Casorati, a Bologna per Morandi, a Roma per la Scuola Romana. Noi non facciamo niente di simile per i nostri artisti. Fortunatamente gli artisti ci amano, amano Milano, gravitano intorno a Milano e quindi e anche questa mostra ne vuole essere una dimostrazione in qualche modo. Ma io adesso passerei la parola proprio agli artisti e la passo a...